Era Abramo un ricco mercante e viveva con la sua gente in una città della Mesopotamia chiamata Ur. Aveva sposato una donna bellissima, Sara, dalla quale però non aveva avuto figli. Un giorno Abramo partì da Ur con sua moglie, suo nipote Lot, con tutta la tribù, e si diresse verso nord, seguendo il corso del fiume Eufrate. Poi si stabilì nella regione di Carran. Da tempo Abramo aveva compreso che gli dèi che i popoli adoravano erano solo statue di pietra e i loro sacerdoti erano uomini come lui. Una notte il Dio vero, che aveva letto i pensieri del suo cuore, lo chiamò. Abramo, sono io l'unico Dio, il creatore del cielo e della terra. Sali sulla cima del monte che è di fronte a te. Abramo, alza gli occhi dal luogo dove stai e spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutto il paese che vedi io darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza numerosa come la sabbia del mare. Vattene dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo. Ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì da Carran, attraversò montagne e deserti e si spinse sino in Egitto. Al suo ritorno piantò le tende nella terra di Canaan. Nel lungo viaggio, durato decine e decine di anni, Abramo rispettò sempre l'alleanza che aveva stabilito con Dio e si mantenne fedele alla sua promessa. Quando la collera di Dio punì la malvagità degli abitanti di Sodoma e Gomorra, Abramo chiese a Dio misericordia almeno per gli uomini buoni e giusti. E il nipote Lot, con tutta la sua gente, ebbe salva la vita. Un giorno, mentre era accampato presso le querce di Mamre in Hebron, Abramo ricevette la visita di tre messaggeri di Dio, tre angeli, che gli annunciarono che si sarebbe realizzato il dono promesso da Dio e tanto atteso. Sara, malgrado fosse anziana, avrebbe finalmente avuto un figlio, Isacco. Quando il bimbo nacque, Abramo provò una grande gioia, ma la sua felicità fu turbata dalla gelosia di Sara verso Ismaele, il figlio della schiava, che aveva fino a quel momento consolato il cuore del vecchio Abramo. Così il patriarca fu costretto a separarsi da Ismaele e riversò tutto il suo amore sul figlio Isacco, che cresceva ogni giorno in bellezza e forza. Isacco, prendi quel pezzo di legno e lancialo. Oh, è incredibile! Quando ero più giovane, molto più giovane, ero un campione coi coltelli, ma vedo che me la cavo ancora. Padre! Dimmi, Isacco. Quando potrò avere una spada tutta per me? È ancora troppo presto per te. Troppo presto. Ma arriverà anche il tuo momento, e quel giorno, se Dio mi concederà di vivere, sarò io stesso a scegliertela. Guarda laggiù, vi sono delle orme sulla sabbia. Tracce di una carovana. A me sembrano le orme di un animale. Padre. Sì, Isacco. Non sapevo che ci fossero anche degli animali nel deserto. Come riescono a vivere in questi luoghi? È Dio che provvede alla loro esistenza. Dio ha ordinato loro di vivere qui. Più o meno. Davvero? Ma dove possono trovare l'acqua? Sta tranquillo, Isacco. Dio li protegge. C'è un oasi là. Ma a te non è mai capitato di smarrirti in questo deserto? No, mai, Isacco.
Fino a quando seguirai il movimento del sole di giorno e la posizione delle stelle di notte, non sbaglierai mai la tua rotta. E questo vale anche nel cammino della vita, Isacco. Finché terrai aperto il tuo cuore alla voce di Dio e seguirai la sua parola, non ti perderai mai. Giare, giare per olio e per vino! Comprate le pelli! Perle preziose! Tessuti di lino e cotone! Guarda, un regalo per tua moglie! Asini e cammelli! Una pelle di pregiatissimo coniglio! Sì, è davvero molto bella, ma... Tua moglie deve essere molto avanti con gli anni, non è vero, Abramo? E le notti del deserto sono fredde per una donna anziana. Regalale qualcosa con cui coprirsi, se lo merita, no? Chissà quanti figli maschi ti avrà regalato. Soltanto uno. Quello è il mio unico figlio. E lo amo più di ogni altra cosa. Credimi, con questa pelle le farai una bella mantellina. Passami quella spada, per favore. Questa qui? Fammela controllare. Sì, è perfetta. La compro. Ma cosa potrà mai farsene una donna anziana di una spada così affilata? Chi ti ha detto che è per mia moglie? L'ho presa per mio figlio. Isacco! L'hai comprata per me. Ti piace la tua spada? Oh, sì. È ancora più bella di quanto immaginassi. Ti servirà nella vita per difenderti dai tuoi nemici. Dove l'hai comprata? Era insieme ad altra merce sul banco di un mercante. Quando l'ho vista, ho capito che era la tua. Hai comprato anche qualcosa per mamma? Sta tranquillo. È nel sacco, sull'altro muro. Accidenti, una pelle di coniglio. Eccoci, Abimelech. Quelli sono i campi in cui pascola Abramo. Questi nomadi turbolenti devono essere scacciati senza alcuna pietà. Spetta a me decidere quello che si deve fare. Quindi per prima cosa andrò a parlare con Abramo. Tu ritirati con gli uomini dietro l'oasi e aspettami. Sì, mio signore. Sta arrivando Abimelech! Che cosa dobbiamo fare? Nelle grotte! Rifugiatevi nelle grotte! Nascondete prima le donne e i bambini. Raccogliete il gregge e mettetelo al sicuro. Isacco, questo non è un gioco. Siamo stranieri nel territorio di Abimelech e quindi dobbiamo accoglierlo amichevolmente. Tu bada le pecore. Non preoccuparti. Fermi! Ho saputo che hai tradito la mia ospitalità. Perché l'hai fatto? Abimelech, sapendo del tuo arrivo, ti ho preparato una ricca mensa. Siediti e parleremo. Non posso accettare il tuo invito. Hai fatto uccidere due miei uomini senza alcun motivo. Ti giuro che non è andata così. Avevo scavato un pozzo d'acqua nel deserto, ma un mese fa
I tuoi uomini sono venuti e me lo hanno prosciugato. E non contenti di questo, hanno anche ucciso due miei servitori. Così il giorno dopo, gli uomini della mia tribù li hanno attaccati e si sono ripresi il pozzo. Tu come ti saresti comportato al mio posto, Abimelech? Perché non mi hai informato subito? Non sapevo che i miei uomini ti avevano lasciato senza acqua. Comunque adesso è stato tutto sistemato. No, io non me ne andrò via da qui se prima non mi avrai risarcito dei due uomini che mi hai ucciso. Non ci penso neppure, Abimelech. Sono stati i tuoi soldati ad aggredirci. Sai quanto sia difficile trovare l'acqua nel deserto? Senza quel pozzo molti di noi sarebbero morti. Già una volta non hai avuto timore di Dio e Lui ti ha punito. Vuoi che questo accada di nuovo? Io non voglio mandarti via dal mio territorio, ma tu devi giurarmi sul tuo Dio che non attaccherai più né me, né i miei figli, né i miei discendenti. E questo varrà per sempre, come io ho agito amichevolmente con te, così tu agirai con il paese che ti ha accolto, ma nel quale sei straniero. Lo giuro in nome di Dio. Per sancire questa nostra alleanza, voglio offrirti alcuni capi del mio gregge. Accettali, ti prego. Darai il risarcimento davanti ai tuoi soldati. E io chiamerò questo luogo Bersabea, cioè il pozzo del giuramento. Adesso! Fico! Questi uomini volevano rubarci le pecore. Lasciali andare. Ma stavano quasi per ucciderci. Proprio come un mese fa quando ci hanno preso il pozzo. Ti ordino di lasciarli andare subito. Chi è questo ragazzino? È mio figlio. È l'unico che ho. Si chiama Isacco. Il tuo unico figlio? Hai un figlio molto forte e coraggioso. Il suo futuro sarà pieno di gloria. Sì. E se sarà obbediente alla voce di Dio, lui lo benedirà. Ancora una cosa, Abimelech. Accetterai queste 7 agnelle da parte mia per ricordare...